siamo qua, come prima, abbiamo creato il punto di carico 1, il punto di carico 2, e abbiamo creato la clamp, punto fisso. Abbiamo fissato tutti gli spostamenti su questo elemento qua, ok? Quindi, cosa facciamo adesso? Andiamo a fare il load case, ok? Facciamo un load case estatico, dinamico lo toccheremo più avanti. Faremo un load case estatico, facciamo un load case, case estatico, estatico, ok? Il carico sarebbe tra il punto di carico 1 e la clamp, statico 1, ok? E il contatto sarebbe contattable, quello che abbiamo creato, così di semplice. Qua stabiliamo noi il contact time step e l'estate. O facciamo multicriteria nel caso che ci siano delle linee logaritmiche in cui il software non riesce a entrare in dettaglio, noi mettiamo meglio i parametri. Di solito mettiamo meno 9 ad dump minimum depression e mettiamo ok. Ci siamo a posto, abbiamo creato il log case statico. Quindi abbiamo creato il log case applicando una forza lungo x positiva, ok? In questo caso lo copiamo, copia, prima non l'abbiamo fatto, adesso lo facciamo, e facciamo log case 2, che non è altro che in questo caso lungo il 2, punto di carico 2, la clamp. Il contatto sarebbe sempre il contact table che abbiamo creato, questo contact table che abbiamo creato, questo touch, e lasciamo la stessa cosa, molti criteri, i parametri sempre sono quelli. Ci siamo? Creato tutto, cosa dobbiamo andare a fare adesso? Dobbiamo andare a fare adesso il job su cui andremo a lanciare il carico. Ok? A posto? Job. Quindi facciamo un job che farà il gioco il job 1. Job 1 che è il log case statico. Lo lasciamo. Initial load farà la clamp, ok? Il contact control sarà secondo, e faremo ok. Job results faremo un global stress e un total strain, qua un equivalent of misses e un index quando farà la prima deformazione, la prima, quando ci sarà la prima rottura, quindi questo valore è impostato, ok? Material data file, faremo un check e dice 0 errore, 0 problematiche. In questo caso ci lo copiamo, questo job copy, e se facciamo job 2 che non sarà altro che la load il punto di carico 2 e l'1 ce lo mettiamo indietro, ok? Initial condition sarà col 2. Il contact table sarà sempre uguale, semen to semen versione 2, più facile, più accurata. E jot parameters non l'abbiamo visto, andremo in dettaglio più avanti, e i risultati che vuole sono questi. Questi sono altri tipi di risultati, io vorrei solo il binario, perché fare anche questi risultati in altri formati ci vuole ancora, ci mette ancora un pochino di più per fare risultati diversi.
ci mette ancora più tempo. Io vorrei semplicemente binario. Quale incremento della frequenza possiamo avere 1 incrementare di 10 in 10? Io voglio così finora, per adesso. Quindi il risultato, il contatto l'abbiamo fatto, l'initial in questo caso è 2 con la clamp e siamo a posto. Controlliamo se è a posto. Sì, è a posto. Quindi abbiamo già impostato e il job è statico. Ok? Adesso non ci resta che, non ci rimane ma, niente che fare quello che vogliamo, nel senso lanciare il job. Ok? Lanciamo il job. Lanciamo il job 1. Come si fa? Facciamo run. Ok, save model, submit a monitor per monitorare i risultati. Qua ci sono edit files per l'output, come va l'andamento del file e per andare a controllare tutto quanto. Ricordiamo che noi possiamo pure chiudere tutto il software che è il controllo del job va avanti finché non lo ammazziamo. Lo ammazziamo con il kill, cioè vuol dire fermiamo, resettiamo gli update. Ok, resettiamo anche qua. Qua il job sta andando avanti. Ok, per andare avanti, per ricontrollare il tutto, questo lo vedremo più avanti. Quando fermarlo, quali sono le uscite dei problemi, degli error. E tutto quanto, questo lo vedremo un pochino più avanti. Qua è stato lanciato, ma vi do un tips, vi do un suggerimento, vi faccio vedere come sta andando questo job 1. Qua vediamo i risultati immediati di quello che stiamo vedendo come job. E qua andiamo a cercare un risultato, andiamo a cercare un risultato già fatto. Ok? E vediamo questo come sta andando. Per esempio, questo qua andiamo a vedere come sta andando. Ok? Questo è l'elemento. I corpi di contatto sono la via sia le stile. Nelle stile possiamo rimuovere e vediamo il foro. O semplicemente togliamo la via e vediamo l'inserto. Ok? Quindi cosa vogliamo vedere? Vediamo un model plot, andiamo a vedere von Mises, uno dei risultati, conturbanda, vediamo il von Mises, dove è von Mises? Equivalente con Mises. Ok? Qua vediamo come un semplice riproduttore, mettiamo play e vediamo come si sposta lungo X e tutto quanto. Qua lo fermiamo, mi sa che non ha calcolato tanto. Quasi sono le viste. Facciamo questa vista, per esempio, lungo X. Vediamo se si sposta. Ancora non ha fatto tanti calcoli. Mi sa che non si sposta. Ok, facciamo un premiamolo, fermiamolo, non ha finito il calcolo, fermiamolo, mettiamo un filo index, pochino più avanti e andiamo fino alla fine, vediamo dentro, togliamo la VS. E vediamo come si comporta. Qua vedremo i minimi massimi, il minimo massimo, il minimo qua non ha fatto ancora un calcolo più sostanzioso. Qua per andare tutto indietro, qua tutto in avanti, non ha fatto il calcolo. Adesso ci proveremo quando questi risultati saranno conclusi, qua finiamo la visualizzazione dei risultati e vediamo che l'andamento è su 10, 10 incrementi.
Per togliere queste forze, per la visualizzazione di queste linee, e clicchiamo qua e non la vediamo. Ci sono, semplicemente la visualizzazione. Questo quando creeremo il REM, prima, e piano piano andremo a vedere. Adesso aspetteremo il calcolo e dopo lanceremo gli altri risultati.